e noi per colpa del satellite. Poi dobbiamo dire questo ai nostri amici sportivi mentre cominciamo la quarta quarta. Abbiamo parlato con gli Stati Uniti da qui e i problemi veramente nascono lì, ok? Ginobili col primo pallone di un quarto periodo che inizia con gli Spurs sotto di 9 lunghezze, splitter! Azione cruciale per loro, da meno 9 a meno 7, ovviamente molta strada da fare ancora, ma dovevano cominciare bene e l'hanno fatto. Harden in palleggio. Stavolta c'è anche un po' di sorte. Yeah! Nel nuovo più 9 Thunder, Ginobili raddoppiato da Durant fallosamente nell'interpretazione arbitrale, rimessa per San Antonio. Ginobili è andato dentro il vespaio lì e lui è fortunato ad uscire con un fallo fischiato, anzi lui esce da capo adesso per un attimo. La statistica precedente in grafica ha sottolineato quanto la palla giri nell'attacco degli Spurs decisamente più di quanto non succede invece quello di Oklahoma City, però al momento il tabellone premia il Thunder. Finta di Stephen Jackson, scarico per splitter, altri due. Thiago splitter, due canestri, salva patria qui, ok, con Duncan in panchina, pure Ginobili in panchina. E anche Parker, che per il momento non sta recitando un ruolo straordinario. Altra bella giocata di Splitter. Fallo in attacco e Scott Brooks ovviamente non gradisce. Oh yeah, assolutamente una forzatura. Qui vediamo. Aveva però il tallone sulla... Yeah. Oddio, forse era lievemente sollevato. Esatto, quindi per un millimetro. Gary Neal aspetta l'uscita di Tony Parker, inseguito da Fisher, ancora Splitter che andrà in lunetta con due liberi. Yeah, Splitter che non è un super tiratore di liberi, fallo tattico, Collison dice, spende un fallo, vediamo se lui è bravo o meno dalla linea di tiro libero. Direi che i precedenti confortano la scelta di Collison. Splitter in questa partita è 0 su 1 nei playoff, 7 su 21 come ricordavamo nel precedente. 33%. Ha una tecnica tragica, guarda questa tecnica, guarda, va bene non fare come così. Altro errore, 7 su 22. Mamma mia. Roba da fare invidia a Shaq che è in tribuna con la televisione americana. Esatto. Shaq che ha sbagliato più di 6.000 in carriera non può dire il granché. Altra opportunità per il brasiliano. Mamma mia, che cioè, poi corpo eretto, non si piega, non usa le gambe, io mi domando chi insegnava a lui o non insegnava, ha preso per quello che poteva fare. Harden verso la metà campo avversaria, di fronte a lui c'è Green. Fisher cambia angolo per liberare spazio per l'uno contro uno di Durant, bel taglio di Collison che usa bene il perno ma non il tabellone. Veramente Collison ha fatto tutto meno che il canestro, veramente una conclusione molto goffa. Gary Neal invece il tabellone lo usa benissimo. Bravissimo Neal, non bravo, di più. Meno 5 e timeout chiesto da Coach Brooks. Yep. Piccola rimonta con la panchina e Parker. Esatto. Ma direi soprattutto con la panchina da parte dei San Antonio Spurs. 73 a 68 da parte della panchina, senza Duncan e senza Ginobili. San Antonio si è riavvicinata, scelta confermata peraltro al rientro dal timeout. Westbrook, palleggio, arresto, tiro secondo ferro, rimbalzo lungo di Parker. Deve fare questo tiro in sospensione. E Westbrook dopo un magic moment ha qualche difficoltà, Parker forzando. Riesce a trovare lo scarico per Green, adesso Splitter, spalla canestro contro Collison, altro fischio, altro pericoloso viaggio in lunetta. Splitter che sbaglierà altri due tiri liberi, cosa vuoi che sia. Durante questa striscia di 18 vittorie in fila che San Antonio ha adesso, quasi più di 109 punti a partita, gli altri 93. Percentuale a capo 51 da 3, 42 assist,
25 assist. Oh, splitter! Canestro. Delirio all'AT&T Center. E adesso con un altro libero riporterebbe addirittura San Antonio un solo possesso. Questo però lo sbaglia, rimbalza di Durant. Yeah, well, almeno ha fatto uno su due. E adesso si riparte dal palleggio di Westbrook. Si muove Harden, poi torna indietro, ma il suo ricciolo non viene premiato da Westbrook. Fallo di Jackson ai danni di Kevin Durant. Kevin Durant, ecco Tim Duncan ritorna. Ma anche lui non è un granché in equilibrio, ok, però almeno più mestiere. Rimane invece in banchina Manu Ginobili. Westbrook contro Parker in avvicinamento, sbaglia, rimbalzo di Parker che rischia qualcosina palleggiando in traffico. Poi accelera contro la difesa avversaria, scarica in angolo, Green non ha ancora fatto canestro e sbaglia anche questo. Ma Green per me non è semplicemente di questo livello. Harden rischia il fallo in attacco ed è esattamente questa la lettura della terna arbitrale. E Harden lì a dire, ma come? E Harden, scuote le teste. Brooks non ha neanche il coraggio di protestare. No. Ad attenderlo c'è Gary Neal. Anche fatto passi, tra l'altro. Aggiungiamo palleggio accompagnato, e tutto l'ha fatto. Green, l'uscita di Neal, virata pericolosa, un tiro a bersaglio, meno due. Meno due, da meno 11 a meno 2 per San Antonio Spurs. Penso meno 11, Nick, spero di non sbagliare. Certo che a Neal il coraggio non manca, la faccia tosta neanche. Protagonismo, nel senso giusto. Ricezione di Durant, nuovo duello con Stephen Jackson. Parker battuto sul primo passo da Westbrook che è costretto a spendere il fallo. Forse Westbrook, forse c'è stato il fallo subito, forse Westbrook ha fatto passi, forse. Mette le mani addosso a Westbrook, Parker. Sì,